Padre Santo, grazie. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Saluto tutti voi che appartenete al mondo del lavoro nella varietà delle sue espressioni. Grazie per la vostra accoglienza. Voi rappresentate parti sociali diverse, spesso in discussione anche aspra tra loro, ma avete imparato che solo insieme si può uscire dalla crisi e costruire il futuro. Nel vostro territorio da lungo tempo si è sviluppata l'esperienza cooperativa che nasce dal valore fondamentale della solidarietà. La situazione della disoccupazione giovanile e quella di tanti che hanno perduto il lavoro e non riescono a reinserirsi, sono realtà alle quali non possiamo abituarci, trattandole come se fossero solamente delle statistiche. E questa è la tentazione. L'accoglienza e la lotta alla povertà passano in gran parte attraverso il lavoro. Ma perché tale centralità sia reale, effettiva e non solo proclamata a parole, bisogna aumentare le opportunità di lavoro dignitoso. E questo è un compito che appartiene alla società intera. In questa fase, in modo particolare, tutto il corpo sociale, nelle sue varie componenti, è chiamato a fare ogni sforzo perché il lavoro, che è fattore primario di dignità, sia una preoccupazione centrale. Qui ci troviamo davanti a San Petronio, ricordato come Pater et Protector, e raffigurato sempre con la città sulle sue mani. Da qui, fisicamente, vediamo tre aspetti costitutivi della vostra città: la Chiesa, il Comune e l'Università. Quando esse dialogano e collaborano tra loro, si rafforza il prezioso umanesimo che essi esprimono e la città, per così dire, respira, ha un orizzonte e non ha paura di affrontare le sfide che si presentano. Vi incoraggio a valorizzare questo umanesimo di cui siete depositari per cercare soluzioni sapienti e lungimiranti ai complessi problemi del nostro tempo
vedendoli sì come difficoltà, ma anche come opportunità di crescita e di miglioramento. Cari amici, vi sono particolarmente vicino, mettendo nelle mani del Signore e della Madonna di San Luca tutte le vostre ansie e preoccupazioni. A tutti voi, bolognesi nativi e adottivi, auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Per Paradisus, la liberazione dei servi della gleba da parte del Comune di Bologna, questa è la riproduzione. E poi tutti i nomi. 5.800. Un testo inedito del nostro poeta Roversi su San Francesco. Doveva essere un film con Antonioni, ma è rimasto il testo. Io la ringrazio tantissimo di essere venuta nella nostra città. Resteremo umani, Santo Padre. Io lo domando. Buongiorno.